Salve a tutti ragazzi, qui è SnokeyPan ed oggi per Republic of Alternative Gaming siamo tornati su Styx. Come potete vedere, questa sembra essere una missione molto molto stealth. Anche perché, come ricorderete dalla fine dell'episodio scorso, quelli sono balestrieri, li riconoscete per l'enorme balestra che hanno sulle spalle. E ci potrebbero creare non pochi problemi. Perché una volta aggrati da loro, non abbiamo possibilità di fuga. Cioè ci shottano praticamente subito. Intanto qui vedo che si dividono le strade, il che non può che farmi piacere. Faccio te, mi sa che ci scappi. Ah certo, sì, tiriamo la leva, così magari arrivano i balestrieri. Visto che non ho fatto già abbastanza casino, aumentiamo le possibilità di farci scoprire, giusto, giusto. Oh cacchio, ma sono tanti. Ognuno va al suo lavoro, ma io che mi faccio? Di tutto questo? Niente, non me ne faccio niente. Perché non posso uccidermi entrambi. Questo verrà qui a lavorare. Voglio sapere se l'altro ha un ciclo di qualche genere. Penso e spero di no, mi arrischio. Verso Hector, 6 passi? Ma veramente? Beh, allora faccio così. Creo la mia copia. Mi nascondo. Controllo il clone. Il clone si fa la passeggiata. Ok, se non scoprono me effettivamente, non succede nulla. Beh, ma allora è un'ottima notizia, signori. Dovrò potenziare il clone. No, dai, non hai visto niente, ma che palle. Tutti subito a sbirciare, mamma mia. Che noia. Guardoni che non siete altro. E anche il libro appiccicaticcio non mi fa ben sperare in realtà. Come cacchio lo ammazzo? In teoria passando e sbattendone, ma se io dovessi usare, per esempio, supponiamo, e mi metto ad usare l'invisibilità, quello non mi vede e va benissimo, però mi vedono tutti gli altri. Dai, devo approfittare quando la guardia è distratta. No, veramente, m'ha visto, ma dannazione. Vabbè, non posso farci niente. Sono ciechi ma hanno un ottimo udito. Ok. Quindi ci fa ben capire che non possiamo scherzare in questo mondo. Già 2 monetine che dovrò lasciar perdere. Ah, che odio, che odio. Naturalmente io mi rigiocherò l'intero gioco. Scusate l'assonanza fra le parole, anche perché è la stessa alla fine. Cercherò di rifare gli interi capitoli proprio per completare al 100% il gioco, esattamente come ho fatto con Splinter Cell, esattamente come sto facendo con Assassin's Creed Black Flag. Mi hanno già sgamato. E cercherò di farlo, però se va avanti così non è divertente. Cacchio.
Ok, signori. Proviamo a vedere. La prima parte ormai c'è abbastanza chiara. Devo necessariamente uccidere il grigio. E devo lasciare in pace quella cavolo di monetina. Che un giorno comunque sarà mia. Sappiatelo. È già stata mia. Ora devo solo aspettare. Di lì io non sono mai andato dal balcone. Mi conviene? Non mi conviene? In teoria no, perché l'ho vista la strada per raggiungere Hector. E non ci azzecca niente proprio. Allora. Uccidiamoti silenziosamente. Non mi serve nemmeno nascondere il cadavere. Beh, in realtà conviene. Visto che basta che mi spottino qualcosa o qualcuno. Beh, le macchie di sangue sono carine, effettivamente. Sono disposte totalmente random. Cioè, non necessariamente dove passiamo o. Ecco, non sapevo non si potesse passare. Ottimo. Quasi toccavo la sedia. Il Mocio Vileda mi ha fregato. Eh no, non posso. È proprio una fase di percorso lineare, ma stealth. Ho già trovato un modo sufficientemente intelligente per riuscire a farlo. Il che mi sorprende, nel senso che non ci avrei sinceramente mai sperato. Since we've seen him, he no doubt got lost in his own tower. Temevo mi vedesse. Oh shit, this one's for me. Well, a little exercise. Aia, la creatura è morta. Aia. Ah, mi fa vedere dove è morto. Però l'importante è che mi abbia aperto la porta. E esci. Ok. Eravamo rimasti un pochettino imbottigliati. Se la spariamo subito. Io non vedo lo scienziatello. In realtà, strano a dirsi, ma è la mia più grande preoccupazione. Mamma mia, signori, abbiamo finito l'amba. Abbiamo finito tutto. Non abbiamo niente. Sto usando la rotellina. No, voglio arrivare a un checkpoint. Please. Quella poteva servirmi, per esempio. Devo scendere, ok, la cosa mi sembra abbastanza chiara. Quanto devo scendere? Una valanga. Ah, miseria, quanti piani devo farmi? Poi rotolando, faticaccia. Ci siamo forse? Sì, l'ha chiamato Hector. Chi è Hector? Dov'è Hector? Bella la statuetta. One day you're gonna get lost, for good. Come on, Hector, take me there. I'm sure it's on your way. Not so. Find your own Nazione, way, come old li man. raggiungo? Oh sì. No,
Cacchio, mocio vileda dei miei stivali. Dannazione, ho schiacciato un tasto invece di un altro. Dovevo lanciarne un pugnale per ucciderne, basta. Invece mi ha sgamato di brutto. E ripartiamo da qui. Perfetto. Almeno sappiamo come fare. Sappiamo i vari passi da percorrere. Dai, stavolta dovremmo farcela rapidamente. È un po' una palla che non ci siano mai checkpoint in mezzo, eh. Mi spiace. Cioè, bisogna per forza completare un'area per arrivare alla successiva. E nonostante ci siano molte vie da esplorare, il percorso è molto molto pilotato. La cosa non è che mi faccia impazzire. Sì, dobbiamo recuperare tutto, signori. Però vabbè, siamo a metà episodio, quindi ci sta, ci sta. Ah, ripeto, io se non mi dovreste dire diversamente, cioè farli durare di meno, naturalmente di più non posso, mi spiace, perché la mia connessione è una 7 mega che di upload, anzi già di download a 4 mega tipo, e di upload scendete, scendete, dividete per 10 e già ci avviciniamo come numeri. Non siamo lì, però ci avviciniamo. Già dividendo per 10 più o meno siamo lì. No, tipo 0,400, 0,500 mega di upload. Quindi, figuratevi. In questo preciso istante vi sto caricando il primo episodio. Quindi potete immaginare quanto tempo io abbia a disposizione per l'intera serie. Cioè, sto facendo tutto in 2 giorni, più o meno. Controlla il drone. Apri il porticino. No! Sì, l'ha aperto. Grande. Ok, è morto, ma con la sua morte ci siamo salvati la vita. Ci ha aperto 2 porte. Sacrifichiamo sempre un po' d'ambra. Non ho ancora capito bene il modo per riuscire a completare lo stesso questa cosa senza far morire il nostro clone. Però come consiglio all'inizio della partita, se ricordate, ci ha detto: ricordati che i cloni sono sacrificabili. Non devi preoccupartene. Un po' di ambra per fortuna si recupera. Qui c'è il tizio, perfetto. Ricordo tutto perfettamente. Ne approfitto un po' per vomitarti nel piatto. Così impari. In teoria qui non mi vede lo stesso, se anche dovesse girarsi di 180 gradi non mi vede lo stesso. A me ovviamente non interessa che lui non mi veda. Ottimo. Scendiamo. Come vedete ne avremmo presi solo 2 di monetozzi. Quindi non c'è pericolo. Di reliquie, ancora ripeto, questa zona non l'ho ancora vista. O era proprio nel primissimo quadro, cosa che penso sia effettivamente così. Bello, non l'avevo notato. Guardate che spettacolo. Oh, sì, signori. Hector. Buongiorno, signor Hector. Immagino
Lei non si giri, vero? Ma cosa devo fare? Trovo questo Hector e basta. L'ho trovato. Fine della missione? Dai, non voglio fare cagate tipo che gli sparo e muore. O robe simili, insomma. Beh, però è chiuso. Ma lui non si gira. Ah, quindi il nostro amico. Cioè, perlomeno non si è messo a fuggire a urlare. So you're Hector? Thought you'd be taller. We got an appointment. Effettivamente, non sei. Ui, Damn, you'll... ui, ui. Shit, I didn't expect... Sorry. Yes, 1, it's me, 3, 2, Hector. 4. Spettacolo. Yeah, nice to meet you too, Shorty. I was told that you could help me find the maps of the Atrium. Indeed, yes. Before I take you there, you should take a look at this Spider-Por. scale model. Il soffitto tu You mi see, sporca. Querberus, Dai, the su. architect of this damned Dammi sta cavolo di tower, missione e built basta. in mechanisms as weird as Credi himself. And it seems as though this model has something to do with the vita. Dove l'hai plans. recuperata quella fiala di vita? Let's Ah, take a già, è look. vero, quella che non mi sono sparato là. Cosa What are these inscriptions? sono queste incisioni? Dai. Come on, come on. I'll guide you as far as possible. Madonna, ho ribaltato But una don't sedia. get too close to me. I don't fancy being Ok. killed. Non ho intenzione di farmi uccidere. Ottimo. Quindi devo seguirti senza farti uccidere. Fa attenzione a non farti scoprire. Però perlomeno, diciamo, abbiamo raggiunto un checkpoint. Io nel dubbio salvo. Salvo. Salvo errori. Ok. Così al massimo. Guarda che arriva Hector e tutti fanno finta di essere svegli. Hector, devi essere un pezzettino bello grosso. Di pupù, ma bello grosso. Capriolina. A me non è che piaccia tanto tutta sta gestione delle luci, eh. Cioè. No, bello, interessante, ma a me piace. Oh, ma che bello come sono. Tutto ombroso, tutto nascosto. Paccioccoso quasi. Merda. Why have they hidden this book away at the end of the corridor? Strange. You can't even have a look. It's done on purpose, you gullible bastard. Rifugio. There are books like that. Mustn't read what's written inside. It's full of curses. Ma socio, come It's cavolo something faccio a that non will give farmi you scoprire? Me mortal lo spieghi? grass or peeling balls. Me lo vuoi spiegare in qualche modo? Well, better not stay here. Dai, cavolo. Come caspita faccio? Tu giri, vero? Ok. Spettacolo. Io vorrei provare a fare un mega salto. Ah, ma non serve. O perlomeno serve, ma bastava aspettare. Vabbè, non fanno sborone, eh. Mamma mia, che carattere. Lì si aspetta, così. Oh, ti prego, Hector, 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 Hector. Bravo. Via luce. C'era il tizio che ci stava guardando, cacchio. Dai, dai, c'è ancora una sosta? Ah no. Mi ha raccolto una fiala di acido? I think there's somebody up there, Due and I fiale di have no right acido. to be in this area. Make sure he doesn't get in the way if you want me to open the door. A simple diversion should suffice. But if you were to kill them, do away with the bodies using these Sparire i files. corpi? Acid? Veramente? Really? Is that part of a librarian's pencil box? Bello, bello, carino. Obiettivo, lampadario. Obiettivo. Allora, cosa devo fare? Dovresti riportare il libro a Ozkan. Ok, ci provo.
bla 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 bla. Fiale d'acido. Ti consentono di sbarazzarti di un cadavere senza doverlo nascondere. Quindi tipo... Q? Ma veramente? Che spettacolo! Sei bravo. Sei molto bravo, socio. Devo ammetterlo. Sgamarmi in così poco tempo... è stato molto bravo. Sei preparato, sai fare il tuo lavoro, mi piace. Mi piace ancora di più uccidere quelli che sanno cosa sta per succedere. Uno, due. Making the chandelier fall should be a good diversion. Maybe I can throw a knife at it. Prendiamolo il cadavere. Prima che caschi di sotto. E lo sciogliamo con l'altro. Ah, si può premere E per scioglierlo. Vediamo se sciolgo la lampadaria. Ma io posso scendere? Secondo me mi faccio del male. Hector, parliamone. Cosa devo fare? Ah, dovevo liberarlo dei balestrieri, sciogliendogli con l'acido, beh, mi sembra carino. Ah, perché tu vuoi recuperare il libro? Che cacchio di libro vuoi recuperare? Qui non c'è niente. Socio, stai sbarellando? A parte che c'era un rifugio e io nel dubbio il rifugio vorrei andarci. Rifugio 16 metri più sotto. Hector? There we go. The room of the plans isn't far. I stop here. I don't want to be there if you start fiddling with stuff left by Corbinus. Thank you for bringing. Ma io glielo posso ancora riportare? Il libro. Non vedo nulla. E non posso nemmeno creare una copia? Sì. Giusto al pelo. Proviamo. Leva, leva. Dove sei? Ti ho trovata. E fangio. Distruggi il clone. Voglio andare al rifugio. Penso che un altro salvataggio ci sia stato. Socio, ma sei tu, Hector? Sì, non ti inquieti nel vedermi, quindi. Rifugio. Proviamoci. Se scendo di qua, poi posso risalire? No. Perché allora dovrei scendere? Io mi sono un pochettino perso, signori, devo ammetterlo. Devo ammetterlo, sì. Ma rischiamo. Devo ammetterlo di brutto. Ottimo, quindi era solo una tappa del viaggio. Mi socio, però se fai tutto sto casino. Vista d'ambra. Libro. Perfetto. Rifugio e libro. Visto che premia. Cacchio, se premia. Premia l'esplorazione questo gioco. Decisamente.
Beh, diciamo che se non ci fossero stati i primi 5 minuti di tentativi inutili, da parte mia ovviamente, di accelerare i tempi, saremmo arrivati qui molto più in fretta. Bello che sul tappeto, anche se corriamo, c'ha il passo felpato. Restituiamogli il libro, dai. Socio, vuoi parlare con me? Ho il tuo libro. Ah, basta, preso. Ottimo. Allora, salviamo. Signori, visto che questo episodio si sta trascinando un pochettino per le lunghe, anche se penso che siamo quasi a fine missione, direi che possiamo interromperlo qui. Qui da Snow è tutto, votate, commentate, mi raccomando, scaricate l'estensione per browser che trovate in descrizione. È sana e pulita, l'ho fatta io, quindi non vi preoccupate, non sono virus né stupidate varie. Non vi preoccupate, vi arrivano solo delle notifiche, come se fosse l'avviso di Gmail, per dirvi che c'è stato pubblicato un nuovo video. Tutto qua. Quindi votate, commentate, condividete il video se vi è piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e ci rivediamo alla prossima. Ciao!